cosa ci faresti con quei soldi? Con 3 milioni, 4 milioni? Ma non lo so, è una domanda bruciapelo a cui non so rispondere. Sicuramente mi farei 2 settimane di ferie e poi penso che comunque non stravolgano tanto la vita. Nel senso, sono tanti, ma bisogna essere anche attenti a gestirli. È un'arma a doppio taglio. È successo che ieri abbiamo venduto una quota del Supranalotto, una quota da 5 euro pari ad 1/90, quindi il fortunato vincitore si è aggiudicato 1/90 di 370 milioni, ovvero 4 milioni e 200 mila euro circa. E ieri sera mi ha chiamato mio fratello, lui è sempre sul pezzo, quindi mi ha chiamato, stavo mangiando, appena me l'ha detto mi è passato l'appetito. Ho mollato tutto e sono uscito a festeggiare. Conosci il vincitore? Al momento no, perché la vincita è fresca fresca, vediamo se nei prossimi giorni esce dalla tana. Lo aspettiamo per un caffè. Sì, sì, è una persona di qui? Allora, potrebbe essere una persona di passaggio come una persona del quartiere, questo non lo so dire. È un'incognita. È la prima volta che succede nella tua tabacchina? Allora, è la prima volta no, è la quarta volta, perché la prima volta hanno vinto con un mega turista per sempre, 4 milioni circa, poi c'è stata una vincita alla Lotteria Italia, 1,5 milioni. L'anno scorso sono stati vinti 5 milioni con il 100 per, il Gratta e Vinci, e ora 4,2 milioni con il Supranalotto. Senti, mi spieghi che cos'è questo famoso sistemone di cui tanto si parla, no? La bacheca dei sistemi. Sì, i sistemi Sisal sono dei sistemi appunto che mette in palio Sisal. Abbiamo una pagina sulla quale vengono caricati centinaia se non migliaia di sistemi. Ogni sistema poi è suddiviso in 10, 20, 50, 100 quote. Il prezzo varia da 5 euro a 500 euro per ciascuna quota, bisogna avere solo la fortuna di beccare il sistema giusto. Noi nel frattempo ne abbiamo venduti centinaia e centinaia e centinaia. La perseveranza ci ha premiato. C'era una signora convinta che fossi tu il vincitore, in quanti te l'hanno chiesto? Sì, me l'hanno chiesto in tanti, perché mi dicono: ma perché sei contento? Sono contento semplicemente per il fatto che nella mia tabaccheria sono stati vinti questi soldi, non capita tutti i giorni e non sarà neanche l'ultima volta. Tu cosa ci faresti con quei soldi? Con 3 milioni, 4 milioni? Ma non lo so, è una domanda bruciapelo a cui non so rispondere. Sicuramente mi farei 2 settimane di ferie e poi penso che comunque non stravolgano tanto la vita. Nel senso, sono tanti, ma bisogna essere anche attenti a gestirli, è un'arma a doppio taglio.